Oggi inizia l'Expo. Mi piace pensare che oggi inizia il domani. Inizia il domani di un paese che ha un passato straordinariamente bello da far venire i brividi, ma che ha voglia di futuro e che sa che l'unico modo per costruire questo futuro è abbracciare il mondo, è non avere paura di ciò che ci circonda. Oggi è come se l'Italia abbracciasse il mondo e nei prossimi 6 mesi è come se il mondo potesse assaggiare l'Italia, ma anche dalla consapevolezza che siamo un grande paese, che abbiamo una grande forza, che abbiamo un grande ruolo e che dobbiamo smettere di stare soltanto a piangerci addosso come vorrebbero alcuni professionisti del non ce la farete mai. Signori professionisti del non ce la faremo mai, questa è la vostra risposta, stamattina è la vostra risposta.